Siamo nella Firenze del 400, in questa ricostruzione di Cinecittà. Beh, dovete sapere che intorno al 1470 un certo Leonardo da Vinci appariva da queste parti. Leonardo da Vinci, un genio incontrastato. Pensate, è stata fatta una gara dei personaggi italiani più conosciuti del mondo. Indovinate il primo che è stato? Proprio Leonardo da Vinci. E stiamo per parlare dei colori. Parliamo del blu oggi, blu come il mare, ma anche blu come qualcos'altro, come il cielo, già perché Leonardo aveva un sogno, quello di volare. Già da ragazzo a Firenze osservava gli uccelli nel cielo ed era convinto che un giorno sarebbe stato possibile riprodurre il movimento delle loro ali. Più tardi si trasferì a Milano e lì cominciò a immaginare, a progettare delle macchine in grado di volare. E proprio qui a Milano c'è qualcuno che ha studiato i suoi appunti e ha cercato di riprodurre in modo fedele i disegni di Leonardo da Vinci. Ci troviamo all'interno del museo Il Mondo di Leonardo, in Piazza Scala, in compagnia di Mario Taddei, uno dei creatori di queste straordinarie macchine. Buongiorno Mario. Buongiorno. Ecco, qual è la difficoltà di realizzare questi progetti disegnati oltre 500 anni fa? Beh, tutto bisogna partire dai manoscritti. Ci sono 5.000 manoscritti di Leonardo, praticamente sconosciuti. Il nostro lavoro è stato quello di ricostruire queste pagine scomparse, addirittura perdute o distrutte, e cercare di capire quali sono i veri progetti di Leonardo. Abbiamo scoperto un nuovo Leonardo, quello che ci presenta delle macchine incredibili. Noi abbiamo ricostruito quindi virtualmente i suoi manoscritti e sono sfogliabili multimedialmente in questi monitor e schermi in cui noi possiamo accedere alle pagine e possiamo cominciare a sfogliare uno per uno tutti i suoi manoscritti. Quella per il volo era per Leonardo da Vinci una vera e propria passione, ma è vero che addirittura aveva progettato un elicottero? Sì, la cosa incredibile è che all'interno di questo manoscritto, a pagina 83, si trova quel famoso disegno che tutti pensano sia l'elicottero. In realtà, se lo si guarda bene, non è un elicottero, perché queste quattro persone devono caricare una grandissima molla potentissima, devono scappare, altrimenti muoiono, perché questa non è una macchina volante, e in questo modo questa vite aerea può essere staccata dal corpo e può volare. E Leonardo ha studiato poi le varie tecniche di volo dei diversi animali per realizzare qualcosa di incredibile. Esatto, la cosa più importante da capire è che Leonardo, oltre allo studio sugli antichi greci, romani, lui osservava la natura dalla mattina alla sera. Infatti, in questo manoscritto, la prima pagina, che poi è l'ultima perché lui è mancino, scopriamo che ci sono addirittura quattro animali stranissimi: la libellula, il pesce volante, il pipistrello, perché lui studiava gli animali volanti per capire qual era il segreto dietro questi animali, in modo tale poter ricostruire meccanicamente questi animali. Lui ha fatto non una macchina volante, ma tante macchine volanti, quanti sono gli animali che volano, e ci ha dimostrato come, usando l'intelligenza e l'osservazione della natura, siamo in grado di fare qualsiasi cosa. E poi c'è lei, la famosa aquila meccanica. Tra i tanti progetti Leonardo, qui al centro di questo manoscritto si scopre che c'è un misterioso e bellissimo e affascinante macchina incredibilmente complessa, per cui alla fine questo in realtà si tratta di uno strumento che serve per volare, ma è ispirato a un'aquila. Tutto in questa macchina è ispirato alla natura e tutto è ispirato e collegato alla meccanica del volo, perché poi un uomo con i suoi muscoli e tutte le parti del corpo deve pilotare tutti questi sistemi in modo tale da creare un vero e proprio volo meccanico ispirato all'aquila. Però Mario, per mostrarci bene quest'aquila meccanica dobbiamo, anzi dovrai, arrampicarti. Sì, noi abbiamo costruito la macchina in scala 1-1, è la più grande macchina di volante di Leonardo da Vinci mai costruita fino ad oggi, l'abbiamo costruita esattamente come voleva Leonardo e adesso ci andiamo su. Beh, andiamo a prendere la scala. Mario, mi raccomando, stai attento, Intanto spiegaci come funzionava questa macchina, perché hai una fascia sulla testa? Ah, questa è curiosa, perché ogni pezzo del corpo umano è utilizzato da Leonardo come fonte di energia e moto. In questo caso, per esempio, con l'anello della testa io posso pilotare destra e sinistra la gigante coda che c'è dietro. Praticamente andando a destra e a sinistra io posso girare la macchina. Ecco, le ali non sono delle gigantesche vele come di solito vediamo in alcune ricostruzioni, ma ci sono tanti piccoli sportelletti. Questo perché?
Sì, come vedete bene queste ali giganti sono fatte come se fosse un'aquila meccanica, quindi quegli sportelletti sono più di 100, tutti cerati in tela di lino come scrive Leonardo nel suo manoscritto, simulano le piume dell'aquila. Provate a immaginare, quando io piego fortissimamente le ali in giù, tutti questi sportelletti si chiudono automaticamente contro quella rete che c'è in alto e quindi io posso pressare contro l'aria. La cosa incredibile è che quando io devo rialzare poi le ali, come fa un'aquila, l'aria a quel punto passa attraverso ogni singolo di questo sportelletto che si apre e fa passare l'aria, quindi io posso ottimizzare il mio battito d'ali. Perfetto. E poi vedo dei pedali, come funzionano? Sì, allora, come vedete, sulle mani e sui piedi ho un sacco di meccanismi. Tutti questi meccanismi contemporaneamente servono, con i pedali io posso spingere in modo fortissimo e energico per poter piegare le ali molto velocemente, ma contemporaneamente io non posso semplicemente solo fare così, devo anche andare avanti. Quindi questo sistema, per esempio con le manovelle qui davanti, mi permettono contemporaneamente di piegare, ruotare e spingere indietro, come se io nuotassi nell'aria. Ma alla fine questa aquila meccanica funzionava, volava davvero? Bella domanda. Il problema è che tecnicamente questa aquila meccanica è ottima, funzionante. Leonardo infatti aveva capito che questo sistema funzionava. Il problema è che doveva trovare un pilota, in questo caso io, che fosse così forte, così prestante da poter spingere, pedalare con forza 60 volte al secondo per quanto? Un'ora? Impossibile. Leonardo ha fatto un esperimento mentale e ha scoperto che purtroppo il difetto di questa macchina è che mancava un motore potente. Il motore è l'uomo, non c'era nessun essere umano così forte e prestante da poter far volare questo meccanismo. Quindi lui, il suo progetto, lo ha fatto correttamente e non ha potuto trovare il motore. Ora che sei tornato coi piedi per terra, Mario, continuiamo a parlare di ali, ali e natura. Questa è una mega libellula. Sì, assomiglia a una libellula. Questa è una libellula meccanica, l'ha fatta Edoardo Zanone. Si tratta di una specie di robot meccanico studiato da Leonardo, una specie di mega giocattolo. Infatti non era fatto per gli uomini, ma ha il segreto di avere due grosse molle, per cui questa macchina ispirata alle libellule è in grado di volare ed è esattamente il drone di Leonardo. 500 anni prima Leonardo aveva già inventato il drone. E questo invece è il famoso elicottero? Questo sì, è il famoso elicottero, che in realtà è la vita aerea. Come abbiamo visto prima, in realtà viene azionata da una grossa molla all'interno. Una volta caricata la molla di questo mega giocattolo, si poteva lasciarla andare e la macchina in teoria si divide in due pezzi. Una parte superiore vola via e l'altra parte pesantissima rimane in basso. Una delle ultime macchine che avete costruito, Mario, è questa mitragliatrice rotosferica. Già solo il nome fa paura. Che cos'è? È una mitragliatrice classica medievale con 6 cannoni che addirittura io potevo cambiare. Qui ho alzato sullo scudo e poi quando ho sparato cambio in questo modo. Una volta che ho caricato i cannoni, io posso prendere questa mitragliatrice e posso ruotarla a destra e a sinistra, ma anche in basso e in alto. Praticamente posso inseguire con questo sistema un bersaglio mobile. Provate a pensare cosa voleva dire, per esempio, poter inseguire un cavaliere, che era difficilissimo da ferire. La cosa però incredibile e nascosta è che probabilmente queste armi militari che lui ha fatto contemporaneamente alle macchine del volo ci possono dire anche una cosa abbastanza strana. È un po' delicata, lo so, ma è forse la verità. La macchina volante probabilmente Leonardo l'ha realizzato anche a scopi bellici. Prova a immaginare cosa voleva dire nel 1500 osservare con una macchina volante il nemico dall'alto. Questo voleva dire vincere la guerra. Grazie ancora Mario per il tuo lavoro e per averci dedicato il tempo che ci hai dedicato. Grazie. Grazie a voi e soprattutto grazie a Leonardo che ci dà sempre lavoro per i prossimi 200 anni. È vero. Macchine volanti, animali meccanici, robot. Nonostante i suoi studi all'avanguardia, non sappiamo se Leonardo da Vinci abbia poi realizzato concretamente i suoi disegni. E poi per vedere un uomo nel cielo abbiamo dovuto aspettare almeno altri 3 secoli con l'invenzione delle prime mongolfiere. Eppure il genio di Leonardo continua a stupirci.